Avvicendamento di sponsor sulle maglie del PMS Torino, la capolista della divisione nazionale A, massima espressione del mondo cestistico torinese. Per comunicare al mondo del basket questa novità, la società torinese, in accordo con l'assessorato allo sport del Comune di Torino, ha scelto la Sala delle Colonne di Palazzo Civico. La 01, storico partner della pallacanestro torinese, continuerà ad affiancare uno dei progetti sportivi più interessanti degli ultimi anni a livello nazionale, cioè il basket sotto la mole. Un progetto che sta crescendo giorno dopo giorno, attirando l'attenzione di appassionati e istituzioni, avversari e possibili partners. Abbiamo proprio bisogno che Torino sia ai vertici dello sport in generale e del basket in particolare, ha sottolineato Giorgio Mapelli, presidente FIP Piemonte. Noi dobbiamo aumentare il vertice, se vogliamo che i numeri dei nostri ragazzini, che è la nostra missione, non dimentichiamoci che è quello di aumentare il numero di ragazzini appassionati a questo meraviglioso sport che è la pallacanestro. Dobbiamo avere un vertice vincente, dobbiamo avere un vertice ai primi posti dei campionati. Oggi sicuramente la PMS c'è ed è prima, con un largo margine sulla seconda. Oggi abbiamo visto la nascita, grazie alla Manital, di una nuova realtà PMS Griffata Manital, e sono convinto che in futuro, se si lavorerà tutti insieme, federazioni, società e sponsor, i numeri arriveranno. Avere nel panorama nazionale Torino, che ritorna veramente in Serie A, questo sarebbe veramente un sogno. Sicuro. Personalmente, da torinese, avere Torino di nuovo in Serie A non è un sogno, è una cosa che mi riempirebbe veramente il cuore di gioia. Ma le basi sono state gettate, sono convinto che col tempo, e poi la federazione sta veramente cercando di portare le grandi piazze di nuovo al basket, perché Torino ha bisogno di basket, Torino ha bisogno di basket vincente, noi abbiamo bisogno che si veda, si deve parlare, i quotidiani, le televisioni devono parlare di basket. E il Piemonte anche. E il Piemonte anche, sicuramente. Di Stefano Gallo, assessore allo sport del Comune di Torino, per sottolineare di essere onorato di essere presente per celebrare ancora una volta una realtà che ha saputo strutturarsi nel tentativo di raggiungere l'eccellenza. In un momento in cui il mondo, e quindi anche quello sportivo, sta cambiando, con una costante contrazione di risorse pubbliche che quindi indeboliscono un po' la possibilità di sostenere le realtà sportive locali che vogliono fare dei progetti importanti, è chiaro che noi abbiamo messo in campo, con la candidatura e poi la vittoria della capitale europea, anche alcune modalità diverse, cioè abbiamo creato le condizioni perché il nostro territorio potesse essere un fertile punto di atterraggio a sponsor privati che vogliono investire. Creando questo interesse, effettivamente oggi vediamo, apprendiamo e siamo molto contenti che uno sponsor importante come Manital possa aver scelto Torino e la sua squadra di basket per fare un percorso che speriamo nei prossimi due anni porti poi Torino alla massima serie di Serie A di basket. Ecco, questo ovviamente è un sogno, ma è importante anche proprio quello che veniva sottolineato in conferenza stampa, il enorme lavoro che si fa anche con i ragazzi, quindi i ragazzini ovviamente che vedono in questi più grandi un loro riferimento. Assolutamente sì, ed è il motivo per cui noi stiamo vicini nei modi e nelle forme possibili per l'amministrazione alla PMS, perché non è il nostro obiettivo fare squadre di serie agonistiche, anche se poi ne siamo orgogliosi quando raggiungono i risultati. Il nostro obiettivo è aumentare il numero di praticanti sportivi sul territorio, e quindi tutto il settore giovanile di PMS, che è stato sviluppato recentemente e molto capillarmente sul nostro territorio, ci ha convinto della possibilità di sostenerli, perché quella è la promozione sportiva che deve fare un ente locale. Particolarmente emozionato anche il presidente di PMS Torino, Antonio Forni. Essere tornati in questa bellissima sala, detto, è la migliore testimonianza dell'attenzione a noi riservata da parte delle istituzioni. Uno sponsor che ha una filosofia molto vicina a quella che è la società. Sì, infatti abbiamo scoperto di avere gli stessi valori. Crediamo nel gioco di squadra, attenzione per le persone, è vero, è la verità, e la competitività, cioè, che è importante, nel rispetto delle regole, sottolineato,
che oggi è fondamentale in Italia, se guardiamo l'intero sistema. Noi partiamo dai giovani, partiamo dal vivaio, abbiamo un vivaio importante, che è uno dei primi vivai in Italia, e quindi condividiamo questi valori fondamentali. Per Manisal questa invece è la prima sponsorizzazione, cioè importante, duratura nel tempo. Sì, per noi è la prima iniziativa importante e strutturata di un, dove abbiamo aderito immaginando non una semplice iniziativa legata a un episodio, ma a un lungo cammino da percorrere insieme. Di qua a fine stagione perfezioneremo il nostro rapporto e sicuramente siamo ottimisti che darà ottimi risultati. Senta, ma è emozionante vedere il nome della propria realtà imprenditoriale così impresso su queste magliette e poi ancora domenica in campo? Per noi sì, indubbiamente per noi sì, viviamo ancora sempre con entusiasmo queste iniziative, siamo un'azienda cresciuta così e ci sappiamo ancora emozionare anche di queste cose. Beh, voglio dire un'ultima cosa, speriamo di festeggiare i 20 anni dell'azienda con il nostro successo, la nostra produzione. E magari posso dirlo incrociando le dita e perché facendo dei bisconciuli anche con la vittoria in Coppa Italia adesso in Toscana. È un'occasione fantastica, sarebbe indubbiamente una grande occasione, per noi una grande fortuna. Senta, questa è la dimostrazione che insomma nello sport ancora realtà sane, realtà solide, ma soprattutto trasparenti e limpide, insomma ci sono. Ebbene, sono destinati a incontrarsi. Noi siamo una società sana, solida e senza debiti, quindi questo è importante per i nostri sponsor, e incontriamo una realtà tanto sana, solida, con gli stessi valori, speriamo di raggiungere traguardi importanti. Nothing of you, not even your gratitude. And if you think I'm corny, then it will not make me sorry. It's your right to laugh at me and in turn it's my opportunity to feel brave. 'Cause it takes I came to have a party.